Unire le forze per far fronte anche all'emergenza incendi, la mancanza di uomini e mezzi in questi giorni di fuoco dell'estate 2017 ha mostrato tutti i suoi segni, di qui la necessità da parte dei sindaci di dotarsi di mezzi ed attrezzature per intervenire in maniera tempestiva in caso di roghi. Il sindaco di Angri ha annunciato la volontà di acquistare una vasca per l'approvvigionamento delle acque nel caso in cui dovesse essere necessario l'intervento di elicotteri. Il sindaco di Corbara invece ha già ottenuto in comodato d'uso un mezzo antincendio. Noi avevamo questa possibilità di ottenere un mezzo anche di alta qualità che ci è stato affidato dalla comunità montana dei Monti d'Attari di cui noi facciamo parte, ce n'è stata data la disponibilità, l'abbiamo rimesso diciamo in ripristino funzionale e adesso abbiamo questo mezzo di ottima qualità che ci permette di fronteggiare almeno le emergenze raggiungibili all'interno del nostro territorio. Certo poi contro gli incendi di cima noi abbiamo poco, non possiamo fare nulla, neppure i controlli perché sono già zone inaccessibili se non per persone che conoscono tranquillamente tutto il territorio. Con le poche forze che abbiamo a disposizione non possiamo certo pensare di andare a controllare un incendio che arriva a quote di 1000 metri, 900 metri, 1000 metri di altezza, sono lì, c'è un interesse specifico ad appiccare questi incendi e come dico io sempre l'interesse su queste situazioni è puramente economico e funzionale. Angri si vuole dotare di una vasca, Corbara si dota di un mezzo, lavorare in sinergia anche con i comuni del territorio per avere a disposizione quanti più mezzi possibile. Insomma, questa è una cosa che si può fare. Ma è fondamentale perché i nostri territori sono in continuità. Incendi che nascono in un territorio e poi finiscono per spostarsi su altre parti del territorio. C'è bisogno di un'azione comune, ma del resto non è mai stata messa in discussione questa, la possibilità di poter intervenire con un minimo di coordinamento. A questo proposito io penso che a settembre in qualche modo ne abbiamo già parlato già con Ferraioli e con qualche altro sindaco, a settembre sarà il caso di sedersi e fare un piano comune di piccoli interventi, almeno nostri, perché quelli che non dipendono da noi purtroppo sono nelle mani della regione, di altri organismi che sono deputati al controllo del territorio, alla prevenzione, alla protezione civile regionale. Almeno fare degli interventi tali che da creare un organismo di consultazione reciproca che nei momenti di maggiore crisi possa permettere ai comuni, dico Sant'Egidio, Angri, Corbara, Tramonti, di coordinarsi, diciamo, lettere stessa, di coordinarsi negli interventi più immediati. E penso che sia ora di farlo questo, atteso che purtroppo anche i mezzi regionali sono limitati e abbiamo visto in questa estate come l'aiuto dall'esterno è veramente arriva col contagocce. C'è da fronteggiare il rischio di insomma frane, di smottamenti, tra l'altro in provincia di Salerno proprio in seguito ad un incendio abbiamo visto che è stata chiusa la statale Tirrena verso Maratea proprio perché c'è stato il cedimento di alcuni massi. L'intera mappa del territorio della Campania insomma è attraversata da sistemi di instabilità spaventosi. È l'effetto dell'azione dell'uomo di decenni di incuria. È evidente che possiamo solo incrociare le dita su tutto questo, perché quando anche un giorno si decidesse di trovare le risorse per poter affrontare un problema del genere, l'opera di risanamento e di risistemazione, di riduzione del rischio, non di eliminazione del rischio, ma di riduzione del rischio, è un'opera che impegnerebbe le nostre comunità per decenni. Quindi non mi sento di prendere in giro chi ascolta, di dire che è un problema che si può risolvere in poco tempo.